all'unanimità raccomanda all'onorevole ministro quale capitale italiana della cultura 2024 la città di Pesaro. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questo riconoscimento, perché Pesaro veramente merita e perché con il sindaco Ricci ha lavorato una squadra di grande pregio. Io sono molto contenta. È una cosa ottima anche per Pesaro, per il semplice motivo che Pesaro si stava un po' rallentando nella sua crescita. Adesso speriamo che con la capitale della cultura possa andare avanti, sempre avanti, possa fare delle cose buone per noi tutti. Io sono da poco residente a Pesaro, sono contentissimo, si figuri, però speriamo che Pesaro migliore in tutti i sensi, non solo con la cultura. È comunque una bella conquista per le Marche tutte e sono felice per i pesaresi. Io non sono di Pesaro, però comunque è una bella soddisfazione per l'Italia e per la regione. Non ci aspettavamo questa vittoria, quello sì. Però, visto Rossini Opera Festival che richiama tanta gente, tante persone, siamo contenti di questo, è sempre un beneficio per la città. È un evento eccezionale, una città che merita. Si aspettava la vittoria? No, anche perché le città contendenti erano diverse e molto importanti. E quindi un giusto riconoscimento a quello che fa il comune, le istituzioni deputate al bene di questa città. È una cosa bellissima, spero che veramente potremmo fare onore e avere una bella figura nel panorama internazionale. Se l'aspettava la vittoria di Pesaro? No, assolutamente, quindi è stata una sorpresa. Sicuramente meritata. Pesaro ha tantissime bellezze che io sto scoprendo solamente questa mattina, però indubbiamente ha un personaggio molto importante che è Rossini, ma non è solamente questo. Pesaro è evidente, lo si percepisce anche semplicemente passeggiando per la città. È una città, diciamo, molto dinamica e con un forte spessore culturale, dalla parte archeologica fino ad arrivare a una parte molto più contemporanea, ma soprattutto una forte arte seicentesca e settecentesca. Una grandissima soddisfazione, insomma, è il giusto premio ad un'attività culturale di buon livello, anche se bisogna ricordarlo che questi giovani amministratori usufruiscono anche di quello che è stato fatto negli anni 70-80. La vecchia generazione ha consegnato, come si dice, una macchina in buonissimo stato. Adesso questi giovani amministratori stanno proseguendo su quella strada e i risultati si sono visti.